mente. Repubblica non vedente, non si spiega. In pratica è la Repubblica cieca. Milioni di elettori addormentati per vent'anni davanti ai televisori. Buonanotte senatori, caro napoletano, te lo dico con il cuore. O vai a testimoniare oppure passa il tempo. Buonasera a tutti. Questi sono i candidati 5 Stelle e la Regione per la provincia di Pesaro. Siamo qui per la presentazione ovviamente di loro. E faranno una piccola presentazione, ognuno si presenterà, dirà quello che è, e poi farete le domande voi, ragazzi. Di più? Veloce e coinciso. No. Inizio io da qua giù, e qui gli occhiali sono caduti, quelli della farmacia. Sono Pier Giorgio Fabbri, e forse mi aveste già mi conoscete. Votate per me, come suggerisce Cascini. No, siamo contenti insomma che piano piano questa cosa stia avvenendo, perché siamo veramente spinti a forza di girare per tutti i gruppi, però è stata un'esperienza anche stimolante, se vogliamo. Abbiamo conosciuto diverse persone, abbiamo discusso con molte persone, quindi ci siamo chiariti le idee anche tra noi, il cammino facendo, e insomma la ricorderemo, penso, come esperienza, la ricorderemo. Poi chi verrà eletto avrà una bella responsabilità e quindi sarà di nuovo accanto a voi e accanto a noi per portare avanti i progetti che riusciremo a imbastire, a denunciare le cose che non ci piaceranno e che scopriremo, per cui è l'inizio di un cammino, penso che sarà proficuo a livello sia provinciale che soprattutto regionale, ma di collegamento con le realtà locali, per cui i consiglieri che attualmente sono in giro per i comuni sono 72, come dice Magino, sparpagliati, riusciranno ad avere un punto di riferimento, noi il loro. Per cui adesso apriamo le domande e poi, quando ci siamo presentati tutti, vediamo come riuscire a imbastire per il futuro una collaborazione, insomma, per le cose che ci interessa portare avanti. Grazie. Buonasera a tutti, sono Enrico Ballerini, sono di Pesaro e sono stato consigliere comunale a Pesaro nell'ultima legislatura per il Movimento 5 Stelle, quindi c'è una lunga militanza nel movimento. E quello che vogliamo fare è uno di noi che è in regione e avvicinare la regione ai cittadini, un po' come quello che è successo in Parlamento. Il Parlamento è una cosa lontana, da quanto c'è il 5 Stelle dentro. Ci sono i video, ci sono questi ragazzi che parlano, si comincia a sapere cos'è il Parlamento. La regione uguale, un'entità molto importante ma lontana. Molti non sanno neanche chi si vota, non sanno quali sono le funzioni della regione di preciso, invece ha delle funzioni molto importanti perché è un ente legislativo. Quindi l'obiettivo nostro è di entrare, chiaramente, ed avvicinarlo. Poi noi saremo sempre a contatto con i cittadini, come è nel nostro stile, comunque entriamo in comune, in regione, in Parlamento, e far conoscere, far vedere cosa succede dentro, e saremo sempre in contatto con voi. Salve, sono Francesca Frau, gruppo di Acqualagna. Cosa vi dico? No, io preferisco che ci sia un confronto diretto stasera, che se avete da chiederci qualcosa, se avete dei dubbi sul nostro programma, su qualunque cosa, ci facciate direttamente le domande, perché così almeno ci confrontiamo e capite quello che abbiamo intenzione di fare per questo progetto che si chiama Movimento 5 Stelle, sia per quanto riguarda la regione e sia per quanto riguarda quello che verrà dopo, perché il nostro progetto non si ferma qua alle elezioni regionali ma continua anche dopo. Grazie. Vorrei portare anche esperienza all'interno della regione, cercando di vedere quali sono quei tagli che si possono fare. Già, diciamo, per quello che ho potuto vedere, i tagli si possono fare, ad esempio, per quanto riguarda i dirigenti della regione Marche, che sono in, secondo me, in quantità enorme rispetto alle necessità, e questo c'è da dire che non c'era assolutamente bisogno di fare un bando e assumere altri 13 dirigenti.
vigente in questo momento nella regione Marche, però si è capito che questo è un movimento, cioè è un atto politico che stanno facendo i politici stessi durante la campagna elettorale per potersi assicurare le persone di fiducia messe lì all'interno in posizioni, occupando diciamo le posizioni privilegiate e di contatto per poter utilizzarle come pedine. Poi un altro tra la visione del bilancio, ho visto che si possono trovare delle economie per poter essere investite in vari servizi, spostando il vitalizio dai 60 ai 65 anni per gli aventi diritto, e così risparmieremo almeno 1 milione di euro. Quindi spero di poter dare il mio contributo insieme a voi, perché poi ci sarà il contatto con i cittadini assolutamente, e voi dovete fare rete con noi per portare avanti insomma, il nostro progetto. Grazie. Sono Alessandro Casciglio, buonasera. Io ho preso questo impegno di responsabilità pensando di fare un percorso di un certo tipo. In realtà ho scoperto che ne ho fatto un altro. Ho vissuto tante cose, ho visto tante altre che non pensavo di vedere. E vi dico questo perché credo di aver in qualche modo capito una cosa, che il Movimento 5 Stelle è un progetto molto ambizioso e anche molto difficile, perché si apre in qualche modo a tutti e da ogni dove, quindi è difficile non avendo regole, non avendo struttura. Quello che per me è diventato importante è mettere a fuoco il fatto che il Movimento rappresenta un progetto unitario per tutta la società civile, non è un partito e non deve diventarlo, e se riusciremo a essere così bravi da essere inclusivi verso una società civile che è sana, che è fuori, che mette in atto un percorso di cambiamento e di resistenza verso tutte le cose che non ci piacciono, allora riusciremo a fare qualcosa di veramente importante. Vi dico questo perché secondo me rischiamo di essere chiusi su noi stessi quando diciamo il confronto con i cittadini, in realtà non riusciamo spesso a vedere tutta una società civile che non dialoga con noi, mentre noi in realtà dovremmo essere capaci di andare verso di loro. Spero di non aver fatto un discorso troppo complesso, ma il succo del discorso è che il progetto è aperto e per questo molto difficile, e per farlo bisogna essere capaci di guardare una società che è in cambiamento. Perché essendo una commerciante di Pesaro mi stava a cuore questo tema in quanto vedo tante persone in grandi difficoltà. E in questi mesi ho incontrato dei gruppi locali dove ho trovato molta accoglienza e mi sono trovata molto bene. È stata una bellissima esperienza, dico in questo modo perché mancano 4 giorni alle elezioni, quindi ormai siamo addirittura d'arrivo. È stata una bellissima esperienza, come diceva prima Pier Giorgio, ci siamo riusciti poi ad amalgamare abbastanza bene, a capire qual era il giusto percorso da fare. I punti del programma, poi se ce li chiedete siamo a disposizione per dirvelo. Il nostro compito di entrare nelle istituzioni è quello di attuare una politica che sia vicino ai cittadini, cosa che ad oggi non vediamo. E di rendere partecipi e coinvolgere le persone che nel momento in cui entriamo non siamo solo noi che decidiamo, ma lo dobbiamo fare sempre insieme ai cittadini, cosa che fanno anche i nostri parlamentari attuali, che dentro le istituzioni tengono sempre il contatto con noi in modo da poter capire sempre quali sono le problematiche del territorio. Grazie. Ciao a tutti, io sono Ari Durante, sono attivista anch'io da un po' di tempo, insomma dal 2010 circa. In effetti, come dice Pier Giorgio, siamo un pochino stanchi perché abbiamo girato molto, ma siamo stanchi anche perché la campagna elettorale per noi non è soltanto il periodo della campagna elettorale, ma è sempre, perché giriamo comunque sempre. Basti pensare che dal 2013 a oggi sì, abbiamo avuto ben 3 campagne elettorali,
nazionali, comunali e adesso regionali, però comunque prima è sempre stato così, cioè incontri sul territorio, approfondimenti, perché è nel nostro stile, cosa che continuerà anche dopo il 31 maggio ovviamente, perché non dobbiamo fermarci semplicemente a questo periodo di campagna elettorale. All'interno del movimento io ho seguito molto la questione scuola negli ultimi due anni, perché sono stato anche con il Movimento 5 Stelle della Camera del Senato impegnato a raccogliere insomma quelle che potevano essere le buone proposte da portare in Parlamento, quindi abbiamo fatto sia prima degli incontri virtuali come nel nostro stile, quindi attraverso dei questionari compilati online e poi spediti giù alla Camera e al Senato, e poi con un incontro proprio in Parlamento per cercare di scrivere quella che era la nostra idea di scuola, che però comunque ormai è stata completamente stravolta da quello del decreto legge che in questi giorni approveranno probabilmente in Senato con piccole modifiche giusto per far finta di aver fatto qualcosa dal punto di vista di coinvolgimento della cittadinanza. Oltre a questo ho seguito molto anche la questione che riguarda il comparto culturale e turistico, limitatamente a quella che è stata l'azione di governo insomma all'interno del comune, quindi lavorando molto a stretto contatto prima con Mirko quando era consigliere comunale, adesso con i consiglieri. E in generale in questi giorni mi sono occupato molto anche di quello che a livello regionale è il taglio sociale, che è stato un taglio molto ingente, perché si parla di un taglio che porta in bilancio delle cifre pari a zero per molte delle leggi regionali importanti. E questo mi ha portato anche a fare un video nei giorni passati per cercare di denunciare questa cosa, perché mi è sembrato un po' paradossale che ci sia stato questo taglio a livello regionale datato 9 aprile, che dovrebbe portare tutte le associazioni e le cooperative di riferimento a gridare aiuto, perché comunque ci sono dei servizi che verranno completamente azzerati, e invece c'è un silenzio totale, il che mi ha fatto pensare che probabilmente questo taglio sociale è diventato una merce di scambio, perché io lo taglio ad aprile per poi arrivare sotto campagna elettorale, fare i tavoli privati che generalmente fanno i partiti e dire vabbè, così quasi adesso non ti preoccupare, salgo io e rimetto giù le finanze che ho percepito troppo, anche perché molti dei servizi sono già stati tagliati adesso a gennaio, parlo per esempio dell'assistenza domiciliare ai disabili sensoriali, io ne so qualcosa perché insegnando proprio quel genere di competenza ho visto che c'è stato un taglio veramente ingente e comunque già da maggio ci saranno ulteriori disservizi per quanto riguarda tutta quella serie di leggi regionali che adesso al momento hanno zero, quindi secondo me io ho gridato al voto di scambio e penso che sia così, perché alla fine è una merce di scambio in campagna elettorale. Spero che di mettere insomma del mio anche in questo, indipendentemente se terrò o meno. La nostra eurodeputata Laura Giada per la sua presenza, il consigliere di Pesaro Fabrizio Pattai, insieme alla nostra deputata Martigiana Patrizia Terzoni e altri due consiglieri di Emanuele Ricci di Vallefoglia, Marco Dorazio, assessore a Montellabate e il nostro sindaco a 5 Stelle del comune di Montellabate, serviranno la pizza alla Pinetta. Quindi adesso se qualcuno ha qualche domanda da porci, se ha qualche dubbio, se ha qualunque cosa abbia da chiederci, noi siamo qua per rispondere. Tanto lo sappiamo che non faccio sì. Chiaramente non è argomento di programma perché non era pensabile che l'utilizzo del microcredito poi venisse integrato, no, con quella normativa e passaggio attraverso i confini. E visto che nelle altre regioni italiane questo non c'è, una volta in regione pensate che questo sia un argomento da riprendere, da riproporre e prendere in discussione? Sì, da modificare. La risposta è un monosillabo, sì. È di interesse. Sì, è da modificare, ed è possibile. Nessuna fase. Deve essere un punto di forza. Un po' più difficile. Che naturalmente, pensate di studiare a livello regionale la possibilità
Naturalmente questo in funzione a quelle che saranno le risorse, i tagli che si possono fare, ma di prendere in considerazione la possibilità di un reddito di cittadinanza a livello regionale? È nel nostro programma. La valutazione di questo è nel nostro programma. Tra l'altro è stato copiato anche da altre marche, non so se l'avete visto. Sì, perché siccome adesso ne stanno parlando qui, poi dopo ci sarà solo il bravo di turno che esce fuori, che là abbiamo fatto, visto, ci siamo proposti per il reddito di cittadinanza. Alla fine probabilmente succederà questo, ma che in 2 anni no, che stiamo lottando per questo. Io non lo chiamerei proprio reddito di cittadinanza, se vogliamo fare tipo un'integrazione oppure un'integrazione ai servizi insomma già esistenti, quello sì, non si può parlare di reddito di cittadinanza a livello regionale, quello sì, però un'integrazione alle politiche sociali che potesse comunque dare una mano a determinati settori, a determinati soggetti, quello assolutamente sì. Anche perché noi abbiamo firmato una dichiarazione di intenti dove rinunciamo a parte del nostro stipendio appunto per metterlo o a disposizione del welfare o della piccola e media impresa, come hanno fatto i nostri parlamentari che hanno rinunciato a parte del loro stipendio e l'hanno messo in un fondo proprio per il microcredito per aiutare le piccole e medie imprese. Pensando sempre che siano interventi non assistenzialistici ma generalmente di welfare alternativo, qualcosa che generi anche un contributo, cioè non deve essere semplicemente un mantenimento, cioè un reddito. Infatti la nostra proposta a livello nazionale, da questo punto di vista, è più articolata. Salvini ha detto non diamo questo reddito, non solo il reddito, dice, perché non vuole far stare la gente a casa. Quindi questo reddito di cittadinanza specificamente a chi va e a chi va? A livello regionale, a livello nazionale funzionerebbe così, cioè, spiegandolo in grandi linee, chi non ha un reddito, comunque non ha possibilità di avere, sta sotto la soglia diciamo di povertà, che è stata calcolata intorno a questi 780 euro, ottiene questo reddito però ovviamente in funzione di cosa? In funzione anche di un suo contributo a livello anche del sociale, cioè se c'è da sistemare qualcosa, da lavorare, da applicarsi, da lavorare all'interno della collettività lo può fare. Ovviamente durante quel periodo di tempo ci sono dei servizi che cercano di integrarti e portarti all'interno del mondo del lavoro, può essere dalla formazione ma come può essere anche nel senso di trovarti proprio in un vero e proprio lavoro. Ecco. Ovviamente noi abbiamo messo questo vincolo dei 3 rapporti lavorativi. Il centro di registrato, il centro dell'impiego, il centro per l'impiego poi comunque valuterà il curriculum della persona e nel momento in cui avrà delle proposte, ci saranno 3 proposte, la terza proposta nel momento in cui non dovesse accettare viene ritirato questo incentivo. È anche un po' normale perché se pensi a una persona che ha una determinata anche solo per dire innanzitutto c'è un po' dentro tutto, cioè non è soltanto l'erogazione semplicemente sì. Ma solo per dire 2 cose che Salvini sa bene, perché Salvini in Europa ci dovrebbe stare e non ci sta. Io ce l'ho seduto dietro, posso garantire che il nostro lavoro è suo. Io oggi, che è lunedì, sono qua perché a Bruxelles è festa di Pentecoste, quindi non c'è attività parlamentare, perché sennò non sarei potuta venire. Quindi ricordate anche a Salvini che lo stipendio che percepisce è per fare attività a Bruxelles, dove non c'è mai, e se c'è è a Strasburgo, perché se non fa presenza a Strasburgo gli dimezzano lo stipendio. Quindi questo è per dire come i vostri soldi qualcuno se li mangia. Il reddito di cittadinanza è, tra l'altro, chiamatelo come volete, in Europa si chiama reddito minimo garantito o minimum wage. È una forma di sostegno alle persone che 26 paesi su 28 europei hanno, perché in piena crisi economica, quindi vi parlo di quasi 8 anni fa,
la Commissione europea indicò agli Stati membri di attuare forme di protezione sociale per chi viveva o al di sotto della soglia di povertà o a rischio povertà. Quindi quando dicono no, ma è assistenzialismo, no, perché siccome a Renzi gli chiede tutto l'Europa, 8 anni fa gli ha chiesto anche questo, dopo 8 anni 26 paesi hanno una forma di protezione sociale tranne noi e la Grecia. E nella proposta che è stata formulata e calendarizzata adesso al Senato, non solo c'è una forma di erogazione in termini monetari, quindi di sostegno al reddito, ci sono dei 19 miliardi che prevede la manovra, cioè che sono necessari di copertura, sono previsti 2 miliardi da stanziare per la riforma dei centri per l'impiego, quindi tutto una forma di revisione delle politiche di welfare state che non ci sono in Italia, ma ci sono in tutti i paesi. Cioè adesso non per voler fare un paragone che è un paracarro, ma il reddito di cittadinanza ce l'hanno in Romania, declinato in maniera diversa a seconda delle condizioni. È ovvio che in Romania non daranno 780 euro, perché 780 euro in Romania probabilmente li prende più uno dei maggiori dirigenti di qualche grande industria, ma ci sono. E quindi noi veramente ci abbiamo messo dentro tutto, dalla formazione, dalla riqualificazione delle competenze, dall'accompagnamento, il monitoraggio, il tutoring, cioè c'è tutto, e soprattutto c'è la riforma dei centri dell'impiego che ad oggi purtroppo è una misura necessaria perché non sono né efficaci né efficienti. E quindi questo va detto, cioè è inutile che dicono no, è una forma di puro assistenzialismo, no. No, perché io non ti do dei soldi per startene semplicemente a casa, io ti riqualifico le competenze, ti do delle competenze, tu le utilizzi, ti formi, ti riqualifichi. Immaginate che cosa potrebbe voler dire un reddito di cittadinanza unito a delle politiche efficaci in una situazione come quella dell'Ilva di Taranto. Cioè riqualificare, bonificare l'Ilva Taranto significa rioccupare tutti i dipendenti in un processo sano, dove un'azienda che è ormai al lumicino ma che continua a uccidere, a prescindere che sia allo sbando e al disastro più totale, ma continua a uccidere le persone e continuerà per gli anni e per i secoli futuri, immaginate avere una forma di protezione sociale che cosa vuol dire per quelle 15-20 mila persone che ad oggi lavorano all'interno dell'Ilva di Taranto. Significa bonificare una zona altamente inquinata e nello stesso tempo permettere alle persone di riqualificare le proprie competenze, e tra l'altro sono tutte cose che chiede l'Europa, che l'Europa sta parlando in maniera non sempre efficace, però di green economy, di riqualificazione, di lavoro verde. Noi stiamo esattamente andando nella direzione contraria a quella che ci viene indicata. E quindi ci sono anche dei mezzi proprio per rispondere alle accuse. Salvini, a parte che è veramente come se parlassi con sto zainetto, prima o poi lo zainetto mi risponde, Salvini anche no, perché cioè veramente diteglielo, lui quei vostri soldi, perché i nostri stipendi sono pagati con le vostre tasse che arrivano anche in Europa, lui ci si fa le Filippine, Umbria, Marche, Toscana, Lazio, Narni, Terni, ci paga questo, raccontando un mucchio di fandonie. Cioè quando lui parla in plenaria a Strasburgo è paradossale, perché lui parla e fa l'invettiva, sto parlando a un'aula vuota, Salvini. Cioè, l'aula piena è a Bruxelles dentro la commissione, ma tu l'aula piena non la vedrai mai, perché tu a Bruxelles non ci vieni mai. Lui lavora una settimana al mese, che poi non lavora perché a Strasburgo ci andiamo tendenzialmente a votare. Quando vedete le aule vuote, la plenaria vuota a Strasburgo, è perché l'attività che c'è a Strasburgo è complessiva, quindi all'interno della plenaria si parla per argomenti e per commissioni. Se io sono in commissione lavoro e in plenaria si discute esteri, io nel frattempo ho, che ne so, una riunione con i coordinatori della commissione lavoro, ecco perché non sono lì, quindi la sua invettiva è proprio
fine a se stessa. E sul reddito di cittadinanza, chi lassù, io l'ho fatto vedere a un professore universitario a Bruxelles, lui ha scritto un... poi chiudo, me ne vado, è una cosa che ci dice è inattaccabile da tutti i punti di vista, nel senso che ci abbiamo messo tutto, perché noi abbiamo dovuto prevedere una legge per gli eventuali ciulatori della legge, cioè noi abbiamo prevenuto la possibilità che qualcuno ci mangiasse sopra o ci mangiasse sopra. Sul vitalizio, lei diceva che lo spostate di 5 anni, non lo togliete quindi? No, allora, lei già nel 2011, io personalmente come attivista, ma perché facevo che ero portavoce di tutti gli attivisti della provincia, ho presentato proprio in commissione una proposta di legge popolare, sottoscritta con la raccolta di Ventilio, per eliminare il vitalizio. E tant'è che da questa amministrazione, cioè la prossima amministrazione, non ci sarà il vitalizio. E soltanto cosa succede? Sono gli altri che stanno arrivando all'età dei 60 anni. Allora dice, perché a noi ci chiedono, i cittadini, i comuni ci chiedono la pensione a 65-67 anni, allora il vitalizio se la devo prendere a 60, allora hai anche te il diritto di spostarlo e di prendere a 65 anni. Quindi questo maturerebbe, questo farebbe sì che nelle casse della Regione Marche rientrerebbero 1 milione di euro, che è quella della spesa che più o meno che viene fatta annualmente, capito? E questo è ragionamento. No, perché è retroattivo a quelli che ne hanno certo. Beh, non puoi comunque togliere la cifra che già percepisce, no, quello assolutamente no, perché la legge non lo permette, però a quelli che ancora si devono avvicinare, allora, per esempio Mirko Carloni sta facendo una campagna elettorale dicendo io ho rinunciato al vitalizio. Mirko Carloni non ha rinunciato al vitalizio, Mirko Carloni si è intascato il vitalizio prima, perché lì sono delle indennità che non intaschi prima, perché riguarda sempre il pensionamento. Quando mi sentite dire a Mirko Carloni che ha rinunciato al vitalizio, non vuol dire niente, cioè lui ha rinunciato al vitalizio nel senso che lui non aspetta i 20-60 anni, lui se l'è presi prima praticamente. Adesso giusto. Ma la domanda un po' adesso se comincia a parlare della sanità va via la serata, però no, leggevo il riordino del sistema sanitario affinché resti pubblico, cioè voi ci avete già un progetto in piedi su questa cosa o avete intenzione poi di appoggiarvi dei tecnici oppure di realizzare un progetto, cioè questo, di capire se c'è un progetto esistente già o se dal momento in cui poi sarete all'interno e vedrete come funziona poi in qualche modo cercherete di elaborarlo a quel punto. È perché l'ambito è molto molto vasto, cioè... Allora, la sanità è ovviamente uno dei temi più complessi, più vasti che si possono toccare. Ci sono tanti aspetti, non esiste attualmente un progetto definito dalla A alla Z perché sarebbe impossibile imbastirlo in così poco tempo. Ci sono però tante cose che si possono dire e si possono già guardare in una certa direzione. Innanzitutto il progetto Marche Nord, l'integrazione e la delibera che ha riordinato i presidi ospedalieri, chiudendone di fatto 3 e prevedendo poi il taglio di sportelletto e andando verso l'ospedale unico, è andata in una certa direzione, quindi taglio dei servizi e privatizzazione. Questa è la direzione verso cui stiamo andando. Dal nostro punto di vista il progetto Marche Nord e il riordino che hanno fatto è un vero fallimento. La prova fondamentalmente è, uno, che voi non avete servizi e siete tra i più penalizzati dentro terra. Due, le liste d'attesa. Tre, la mobilità passiva. Queste sono l'evidenza che quello che hanno fatto fino adesso con l'ASO unica, con il progetto di integrazione Marche Nord e con il riordino, come è stato riordino, ma semplicemente un taglio lineare di servizi e strutture dell'entroterra, è un vero fallimento. Quindi questi sono i problemi. Come si risolvono? Sicuramente cambiando la direzione. Innanzitutto pubblico. Questo deve essere la priorità, scritto sempre ovunque da tutte le parti. Poi si deve agire
ad esempio per le liste d'attesa, la mobilità passiva, sia sulla domanda che sull'offerta. La domanda va veicolata coinvolgendo i medici di base a fare un certo tipo di lavoro, sappiamo tutti, perlomeno chi ha masticato qualcosa. Sull'offerta, potenziando e facendo funzionare le strutture, i macchinari e via dicendo, come si deve e come potrebbero, perché di fatto potrebbero. C'è soltanto una volontà politica di andare in quella direzione che ho detto prima. Quindi questa è la strategia per risolvere questi problemi immediati. La soluzione si ha anche togliendo l'ingerenza della politica, perché di fatto se i macchinari ci sono, le strutture ci sono, il personale c'è, ma non viene fatto lavorare in un certo modo, è di fatto una volontà politica. Quindi siamo abbastanza, è abbastanza semplice funzionare quello che c'è, cambiando semplicemente la testa, la regia di questa cosa, quindi da questo punto di vista. Poi possiamo discutere su quello che è il modello di sanità globale, però in ogni caso sarebbe un discorso molto lungo che richiede comunque una progettazione di ampissimo respiro, perché quello che bisognerà fare anche è coinvolgere seriamente i territori e non in maniera farlocca come è stato fatto nel 2011 con l'assemblea, l'assemblea dei sindaci finta, dove hanno partecipato 11-12 sindaci, quindi coinvolgendo i territori, verificando quello che è lo stato dell'arte, le esigenze, le infrastrutture, le reali esigenze in termini di soccorso, in termini di presidio, in termini di necessità della popolazione, e quindi sono i sindaci, sono le popolazioni dei territori che dovranno dire di cosa hanno bisogno, sulla base delle esigenze, sulla base di quello che c'è, sulla base degli sprechi e del togliere questa testa politica che va in una certa direzione, si comincerà a fare un progetto organico, questo è sicuramente. Però di fatto c'è una partecipazione, cioè non si può decidere politicamente, magari in un bar con quattro persone che decidono che cosa fare, invece di scuotare veramente i territori. Cioè l'esempio lampante, a parte la chiusura degli ospedali che è devastante, ma pensate a come hanno concepito l'ospedale unico. L'ospedale unico è una farsa, ma proprio una farsa, è uno spostare l'attenzione verso un concetto ospedalocentrico di sanità, mentre in realtà il problema sono dare dei servizi. E non è un muro nuovo o delle mura nuove che ti garantiscono questo, anche perché i presidi ce ne sono, le strutture ce ne sono, andrebbero, e anzi, addirittura molti hanno dei macchinari o delle sale che utilizzate, quindi questo è paradossale. Quindi potremmo parlare per ore, però spero di aver dato un chiaro indirizzo. Comunque voi so che state seguendo la strategia delle aree interne, e quello sarebbe da seguire, non come stanno facendo adesso, che hanno già iniziato i tavoli di lavoro senza coinvolgere il territorio, cioè fanno i loro tavoli di lavoro con i loro tecnici, invitano quattro imprese, due presidi e queste cose qua. Invece se si arriva in regione, perché comunque si può seguire, si può pretendere che si sviluppi un progetto delle aree interne, in modo che questo progetto non finisca al limite di quel finanziamento che verrà dato, se verrà dato, perché non si sa di quanto si tratta, se sono 3 milioni, se sono 4 milioni, però intanto se c'è qualcuno dall'interno che segue, non diventa l'ennesimo carrozzone, perché già come lo stiamo intavolando adesso sta diventando l'ennesimo carrozzone della regione. E comunque quello, abbiamo i contatti con i nostri europarlamentari, già abbiamo parlato di questa cosa con Fabio Castaldo, cioè ci ha ridato la documentazione per seguire, per capire come si può sviluppare questo progetto, che in fondo se effettivamente si sviluppa un progetto serio, coinvolgendo tutti, operatori sanitari, operatori a scuola, cioè tutto, a viabilità, a trasporto, cioè si può fare un buon lavoro, però bisogna seguirlo dall'interno. Se non c'è nessuno che lo segue e si butta lì aria fritta giusto per prendere 3 milioni di euro, sapete benissimo che noi alla fine non abbiamo niente, perché non ci è rimasto niente qui dentro. Finite le domande? Forza, le cose che avete. So che ad esempio avete parlato con Christian
volevo capire come avete intenzione di muovervi dal punto di vista della gestione dei servizi, tipo gestione rifiuti, gestione delle acque, perché comunque è il punto nevralgico, specialmente nella nostra provincia, perché abbiamo anche molti servizi. Sottrai risorse ai cittadini, lasci i comuni ad un'impotenza totale, discariche ampliate, quindi salute dei cittadini, impianti che verranno aperti, non si sa quando, ma verrà deciso sempre quando ci sarà quando ci sarà necessità, e ogni provincia è libera di gestirla come vuole. Adesso hanno fatto le ATA che si riuniscono una volta all'anno, dovevano riunirsi una volta ogni 3 mesi, una volta all'anno, ancora non hanno deciso neanche cosa fare dopo un anno. La raccolta differenziata dal nostro parco è dal 20 al 30 del tanto. C'è una direttiva regionale sui rifiuti che dice come fare, quanto fare, e non viene disattesa da tutti i comuni. Capire come volete muovervi, anche perché Marco Multiservizi ovviamente ha la gestione per 10 anni allo scelto, capire come volete muovervi, perché i comuni non possono fare niente, perché... Su questo il discorso a casa nostra è abbastanza chiaro, perché abbiamo presentato per 2 volte i commenti al piano regionale degli acquedotti e abbiamo presentato con 40 gruppi di tutta la regione del Movimento 5 Stelle anche i commenti al piano regionale dei rifiuti. Noi chiaramente vorremmo spingere per una raccolta differenziata porta a porta per raggiungere i livelli dell'80-85% che si raggiungono in tutti i comuni d'Italia dove questa cosa viene applicata seriamente. Chiaramente Marche Multiservizi è anche in conflitto di interessi, gestisce le discariche, no? Allora col comitato di Caluccio, dopo che hanno chiuso anche la discarica di Cagli, i rifiuti di Cagli vengono portati nelle discariche combinate, ci siamo opposti, abbiamo fatto 3 ricorsi al TAR per non consentire il raddoppio in elevazione, la costruzione del secondo piano della discarica. E quindi il discorso dovrebbe andare anche verso la tarifazione puntuale. Perché chiaramente devi essere tu cittadino incentivato a riciclare, recuperare, riutilizzare e quindi conferire il meno possibile. Siamo per assolutamente contrari alla bruciare i rifiuti e il piano prevede l'utilizzo del CSS addirittura nel cementificio, no? per poter salvare una realtà economica di quel tipo. E invece dovremmo dotarci di materiali, cioè di attrezzature che consentano il massimo recupero di energia, di materia, carta e plastica, anche dall'indifferenziato, in modo che... Ma anche multiservizi, siccome... Quindi capire, la maggioranza... Posso dire una roba, scusami? Liberarsi di Marche Multiservizi non è facile. Sappiamo cos'è Marche Multiservizi. Marche Multiservizi era, sappiamo che cos'è, sappiamo le commissioni che ha con PD. Cambiare, cioè il PD che governa, Marche Multiservizi fa quello che vuole. Noi abbiamo visto Montelabate che l'abbiamo presa noi, loro hanno chiesto un preventivo per poter fare il porta a porta, non gli sta rispondendo, quindi che sono prepotenti. Se cambiamo le amministrazioni, non soltanto Montelabate con un piccolo comune, ma cambiare le amministrazioni, tagliamo questa commissione, poi Marco di Servizi fa quello che i sindaci gli dicono di fare. Se i sindaci non sono, il problema è quello, ma quindi non è che entriamo noi, Marco di Servizi e la mandiamo via domani. È difficile, però c'è un CDA, può essere fatta una legge regionale che obbliga, al posto di consigliare, obbliga di raggiungere i parametri, e se non li raggiungi che cade il contratto, può essere fatta questa. Ci sono normative europee, no, dicono la competenza della raccolta e dei comuni. La regione ha la legge dice questo, la 152 del 2006 stabilisce che ci sono determinate competenze a livello comunale o a livello di ambito. A livello regionale si danno delle direttive per gli ambiti, questo si fa, anche perché tu come comune puoi decidere come raccogliere, se raccogliere col cassonetto, se raccogliere con il conferimento differenziato oppure con il porta a porta, puoi decidere il sistema che ti pare, con i cassonetti interrati, come vuoi.
questo lo decide il comune, però cosa fare poi dei rifiuti lo devi decidere con un ambito più grande, perché non puoi avere la tua discarica, tranne che il tuo comune non si chiami Roma, che hai 4 milioni di utenti, quindi puoi avere la tua discarica. Ma siccome Cagli, cioè, ma neanche Pesaro, ma neanche Ancona, un bacino di utenza tale per cui si può gestire la raccolta e il conferimento di discarica da soli, bisogna mettersi d'accordo su un ambito. Quindi la regione decide quelli che sono gli ambiti e l'ambito poi decide dove fare la discarica, che tipologia di smaltimento adottare insieme. Il comune però ha delle competenze e la legge stabilisce quello che è l'obiettivo da raggiungere, al di sotto del quale hai una sovrattassa sostanzialmente. Se sei sotto quel valore, che mi sembra sia il 65%, paghi un 20% in più rispetto all'ecotassa. Ora, 20%. Il problema grosso è che di fatto Marche Multiservizi non è una società pubblica, anche se di fatto, perlomeno da statuto, il 50 euro deve essere pubblico, la governance non va verso il pubblico ma è assolutamente in direzione del profitto. Quindi a loro interessa fare business, fare business con i rifiuti vuol dire non andare verso i rifiuti zero, proprio l'antitetico di quello che vorremmo noi. Quindi una raccolta fatta con una porta a porta, differenziata spinta, una tariffa puntuale, quindi l'obiettivo di ridurre i rifiuti quando dall'altra parte con i rifiuti ci si fanno i soldi, è sicuramente una strada divergente. Quindi politicamente le azioni da fare sono difficilissime, veramente difficilissime, e la direzione nazionale è il contrario di quello che vorremmo noi. Era stabilito 3 settimane fa che da statuto con il CDA la maggioranza pubblica scende sotto il 50%, mantenendo il 38%, mantenendo però la governance, dicono loro, cioè continuate a decidere voi, ma non siete più in maggioranza. Vi rendete conto che già non decide adesso. Come per gli ospedali ci potrebbero essere delle centrali d'acquisto per la condizione. Cioè, nei nostri territori ci sono tariffe che sono, non dico il doppio, ma il 30% più alte di altri territori, avendo un 30% di fondi. E qui vale a dire che un comune in media dalle nostre parti paga dai 50 ai 100 mila euro in più di servizio a discapito della bolletta dei cittadini. Cioè, è possibile che nelle nostre zone dobbiamo pagare 120 euro pro capite per abitanti, quando i comuni che fanno l'80% ne pagano 100-105, allora, pagano i cittadini. Marchino di servizi. Io quando ero consigliere comunale feci un'interrogazione, perché Marche Multiservizi fece una gara, partecipò a una gara in alcun stato e arrivò seconda, non vinse. Quello che ha offerto era la metà di quello che spendiamo a peso sugli stessi servizi. Io feci un'interrogazione, dico, ma non è lo stesso territorio, risposta, appunto. Poi, essendo partecipate, un consigliere comunale ha praticamente potere zero da controllare, perché sa anche questo problema. Il problema delle partecipate e delle cooperative varie è il fatto che escono da tutti i controlli, perché io consigliere comunale ho accesso agli atti a qualsiasi atto del comune, ma mancano di servizi, ti dirò e mi dici, ma chi sei te? Ma cosa vuoi? Non ti danno i dati, non ti dà, cioè, Fabrizio me ne darà atto, cioè, il consigliere, lui, cioè, ma ormai i comuni, sappiamo bene, i comuni sono svuotati di tutto. Ormai i servizi sono tutti decentrati a partecipare, la trappola è lì, sono tutte partecipate o tutte cooperative, sappiamo a chi fanno capo, sul discorso di prima, bisogna tagliare questo filo. Quindi le bollette, acqua e rifiuti sono tutti una crescita tutti gli anni ad un servizio non mediocre. Questo fine del mese con ogni cittadino, voglio dire, quando le bollette dei rifiuti da noi sono... L'acqua ha anche un suo perché, ma i rifiuti non c'è più, perché il servizio è identico a quello che offrono. E da noi ci sono alcuni sindaci che sono conniventi, perché quando prendono i benefici degli utili di parte di servizio alla pedale ci può dare il bilancio, quindi gli va bene così. Cioè, capito? Se pensate di fare una lotta verso questa cosa... Noi stiamo facendo danni. No, poi l'abbiamo fatto di comune, la porteremo in regione, la porteremo ovunque. Questa diciamo, è una stella nostra, mica sta bene. Ma c'è un contratto tra Multiservizi e Arte Pubblico? Scadrà questo contratto? Sì, sì, sì. Ha fatto un contratto tra il 2021. Allora uccidete che è fatto. No,
questo si c'è quale deve essere il risultato, o comunque se la, come vogliono avere il servizio, come per le tariffe, per tutto. Invece questa cosa rimane nascosta, nessuno sa che le ATO hanno quel compito, quindi tutelare noi utenti, ma si tutela il gestore, questo perché lo sappiamo, non c'è bisogno di approfondire. Quindi noi chiediamo agli amministratori soprattutto un atto di responsabilità, nel senso che loro devono prendersi l'impegno davanti ai cittadini che quando arrivano alle assemblee d'ambito, che vengano comunque fatte con una certa cadenza, perché non ha senso fare un'assemblea due volte all'anno, una volta all'anno, ma che si prendano la responsabilità di dire ai cittadini: io vado all'assemblea, mi faccio dire quello che vogliono e poi ne parlo con il consiglio comunale e soprattutto cerco di coinvolgere gli utenti, che siamo noi cittadini. Ma questo non succede. E questo è un grande errore che fanno tutte le amministrazioni comunali, e quindi cercheremo in questa direzione di mettere di fronte un atto di responsabilità tutti gli amministratori, i sindaci in questo caso, che sono loro che vanno lì, si fanno, cioè viene raccontato quello che vuole Marco Multiservizi e poi si va al voto. Ma non esiste una cosa del genere, la cosa deve essere partecipata, condivisa, e essendo una cosa che riguarda noi, perché paghiamo noi. Chi più meglio di noi può dire chiedere un servizio, più chiedere un servizio migliore di quello che ha, perché comunque paghiamo tanto e il servizio è pessimo. La provincia, immaginate se avessimo vinto Pesaro, una città come Pesaro che ha il 35% di mancanza di servizi. Quando mettiamo il nostro amministratore, il nostro delegato, che è uno vero, non uno che io in consiglio comunale per 5 anni non l'ho mai visto, il consigliere, l'amministratore delegato avrebbe scelto Pesaro. Metti dentro l'amministratore delegato, uno che utilizza veramente, che fa la parte pubblica. Anche Marco Multiservizi, se noi fossimo stati al governo, sarebbe stata un'altra cosa. Avrebbe fatto quello che il comune dice di fare, e quello che noi avremmo dovuto. Perché lì, cioè, Tiviroli è stato scelto di nuovo da Ceriscioli. Quando ha scelto l'amministratore delegato, l'ultima, quando c'è stato il cambio qualche anno fa, è stato scelto, e era il momento che doveva essere la parte pubblica, e Ceriscioli ha scelto Tiviroli di nuovo. Quindi è chiaro questa commissione. Io sono stato lì per 5 anni, una frustrazione per lui, perché te sei lì che bestemmi proprio letteralmente, e questi ti rimbalzano tutti. Hanno terrore, quindi diciamo, hanno il terrore, perché noi ti rompiamo il giocattolino. Questi sono i loro intrallazzi. Se te ti grogli e dici no, te fai quello che dico io pure, fuori, mettiamo uno dei nostri a governare, ma con i servizi, per che cambia. Adesso lasciamo la parola a Gianni. A Gianni, tutti noi. Sarò brevissimo perché perché i morsi della fame credo che stanno. No, vediamo 3 secondi. 3 secondi, sarò breve, ho finito. Grazie. Vai. No, devo dire che non sono nelle condizioni di freschezza sia per l'età, ma soprattutto perché sto girando per tutta la regione. Vengo da Montappone, che è un paese
che, in cui si producono, è la capitale italiana del cappello, si produce il 70% del cappello che si produce in Italia e l'80% viene esportato. Queste marche sono veramente incredibili. Sto girando e sto conoscendo realtà, persone che non avrei mai pensato di trovare, perché la capacità, la tenacia, e poi ci sono dei posti bellissimi, nonostante il PD governi da tanti anni, insomma, queste cose. E quindi devo dire che io sono, come dire, un po' scaramantico, quindi lo dico abbastanza sommessamente, che c'è un sacco di interesse nei confronti del Movimento 5 Stelle, lo devo dire sinceramente. Vi faccio l'esempio ieri, tanto per raccontarvi qualcosa, perché so sicuramente che loro avranno parlato di argomenti pesantissimi, e io sono un po' più leggero, visto che... Vero, Alessandro? Ci sei anche tu. E quindi vi racconto, tanto per darvi così il polso della situazione, ieri c'è stato Di Battista. Allora abbiamo fatto il programma per Di Battista, Di Battista è molto popolare, prima c'è stato Di Maio. Abbiamo fatto il programma per privilegiare, oltre che le regionali, i comuni più grossi dove ci sono le elezioni comunali. Quindi abbiamo fatto sabato sera Fermo, poi martedì mattina Macerata, il primo pomeriggio Senigallia e poi Ancona. Fermo pioveva di rotto, la piazza era piena, tutti con gli ombrelli. Macerata solitamente è una città, non è pigra, è una città molto riservata, e anche lì la piazza era piena. Non vi dico a Senigallia avevano, siccome c'era la pioggia, c'era un tempo instabile, io ho ringraziato pubblicamente tutti gli attivisti che si sono fatti un mazzo per fare i volantini, per allestire il palco, l'amplificazione, i permessi, è veramente una grande, io l'ho ringraziato pubblicamente, perché sembra di tornare veramente indietro quando credere nella politica significava attivarsi. Adesso la gente non è più abituata a questa partecipazione, né tantomeno a fare sacrifici per la politica. Veramente la politica non si inventa questi sacrifici, dobbiamo dire. Però nel Movimento 5 Stelle ci sono queste persone che con grande entusiasmo, togliendo, poi era domenica ieri, hanno tolto la domenica al divertimento, alla famiglia, ai fatti loro, e si sono messi a lavorare per allestire questi palchi e organizzare tutto. Noi siamo arrivati con Di Battista, era tutto pronto, perfetto. Noi ci siamo presi gli applausi, le strette di mano, loro hanno fatto un lavoro oscuro. Questo lo voglio citare perché nel Movimento queste persone ci sono, questo entusiasmo è tornato. Questa voglia di politica e di togliere questa politica malata dalle mani di questi politicanti c'è, ed è un segnale veramente incoraggiante e di grande speranza. Torno all'argomento di prima. A Senigallia avevano, siccome c'era il maltempo, avevano allestito una sala a Palazzo del Duca, la sala del trono, e questa sala era talmente piena che la gente era fuori sotto la piazza, l'ho detto anche ieri ad Ancona. Di Battista, abbiamo messo la cassa fuori dalla finestra e Di Battista dal balcone ha arringato la folla, veramente il suo ego è andato al massimo perché... Ma è stato uno spettacolo davvero, e sotto... Dentro la sala era piena, tra l'altro c'era anche un pericolo di sicurezza, perché una sala di un palazzo rinascimentale, una sala così, si va di sala, avremmo vinto le elezioni se fosse crollato il pavimento, però è meglio così. Quindi c'è stata questa sala piena e questa piazza, tutti con gli ombrelli che ascoltavano Di Battista. È veramente una cosa che mi allarga il cuore, io sono un romantico e quindi questa cosa mi piace molto. E poi siamo arrivati ad Ancona la piazza era strapiena, nonostante il Carlino abbia detto la piazza era piena ma non traboccante. cioè si vedeva che gli rosicava sta cosa, potevano fare meglio. Per cui è stato veramente una cosa, veramente un bagno di folla. Un nostro attivista ha messo la fotografia della piazza, l'avete visto, e l'ha messa in bianco e nero, dicendo
non è una foto degli anni 70, perché nel 70 c'era questa grande carica ideale, questa, questo credere nella politica. È oggi Di Battista in Piazza Roma ad Ancona. Quindi devo dire che questo interesse e nei nostri confronti anche questa grande curiosità. Per cui oggi sentivo la conferenza stampa che ha fatto Ceriscioli in Rai, e allora ci sono tre giornalisti che domandavano a Ceriscioli, facevano le domande su cosa farebbe quando fosse diventato presidente della giunta regionale. Allora la domanda di della giornalista del Messaggero, che viene da Ascoli Piceno, da Macerata, era questa. Dice: il rappresentante del Movimento 5 Stelle ha detto qui in questa conferenza stampa, nella conferenza stampa precedente, che il PD di Ceriscioli si allerà con il PD, col PDL insieme a Spacca, per fare questo patto della Nazaré delle Marche. Ceriscioli era veramente imbarazzato e ha detto, dice, per questo, in pratica l'ha ammesso, perché ha detto: chiedo il voto agli elettori per avere la maggioranza assoluta, in modo che questo non debba avvenire. Quindi c'è preso. Loro hanno fatto la legge elettorale apposta. Hanno fatto questa legge elettorale. Pensate quale iattura sarebbe avere il patto del Nazareno nelle Marche tra il PD di Ceriscioli e il PDL di Spacca. Spacca, uomo di potere, uomo di apparato, con il controllo di tutti i boiardi della regione, parlo dei funzionari e dei dirigenti, il PD con tutta la sua rete clientelare, si mettono insieme e veramente, come dire, è veramente un abbraccio mortale per noi, sarebbe una limitazione della libertà e sarebbe anche precipitare ancora di più. Ceriscioli sta parlando, pubblicamente parlava stasera mentre venivo qui, sta parlando come fosse uno arrivato con l'astronave da Marte, che dice: bisogna migliorare questa cosa, la sanità non va perché i più deboli non sono tutelati, il nostro territorio è stato oltraggiato, il lavoro va incrementato perché siamo sopra la media nazionale. Ma lui è stato, e c'è voglia di nuovo. 10 anni di sindaco a Pesaro, 5 di assessore, c'è voglia di nuovo. È stato eletto da tutto l'apparato del PD, Ucchielli in testa, per cui questi sono dei bugiardi malfattori, veramente, e hanno paura del Movimento 5 Stelle in maniera fottuta proprio, se lo dico piano. E quindi io l'appello che faccio, questi sono... hanno le facce un po' emaciate perché la campagna elettorale è stata dura e sfiancante, però sono persone onesse, sono persone libere che non hanno debiti di riconoscenza nei confronti di tutte quelle liste che vengono fuori all'ultimo momento dello 05. Queste liste dello 03 e 05 saranno quelle che pretenderanno poi gli assessorati, pretenderanno le poltrone. Quindi questo che noi diciamo sempre dell'onestà, la trasparenza, anche Ceriscioli sta parlando di trasparenza e mentre parlava puliva il vetro che era tutto appannato del PD. Quindi ecco, queste persone riscuoteranno il credito di riconoscenza e andranno ancora una volta ad occupare gli assessorati, ad occupare i posti di dirigenti. E quindi la regione sarà sempre questo luogo di potere clientelare che non guarderà gli interessi di tutti noi, ma guarderà gli interessi solo degli amici degli amici. Per questo io vi chiedo di farvi, voi sicuramente se siete qui, una mezza idea di votare del Movimento 5 Stelle ce l'avete, però quello che mi raccomando è di farvi veramente la parte dirigente per convincere soprattutto quelli che non vogliono andare a votare. Hanno messo questa elezione il 31 maggio col ponte proprio perché comunque loro, io l'ho visto nei seggi, quando c'è la lista, loro arriva il rappresentante di lista, dice
questo è venuto? No. E subito vanno a telefonare, per cui hanno questo controllo dei voti, questa rete capillare, questa macchina da guerra molto forte. Ah, ciao, non ti avevo visto lì, col giallo, scusa. E quindi ecco, loro hanno questa macchina e hanno paura di noi. Io vi prego con tutto il cuore di convincere più persone possibili ad andare a votare. Io penso che questa volta noi costituiamo la speranza di questa regione e penso che possiamo farcela, incrociando le dita. Grazie. Noi vi ringraziamo per essere stati qua ad ascoltarci. Continuiamo a tavola. Continuiamo a tavola, se vi fa piacere, nella pizzeria Pinetta, dove vi verrà servita la pizza dai nostri deputati e parlamentari e consiglieri. Non lo sappiamo ancora, dobbiamo decidere. Ho fatto a casa le prove, ho girato per le stanze per vedere se mi cadeva. Grazie mille. Grazie a voi. No, 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 no,